Ciao a tutti ragazzi, sono Marchino Loia, con un attimo che aggiusto qua, che già stavo partendo con una cazzata. Sì, è sistemato. Ok, il campionato è fermo e parliamo dell'Italia. Ieri c'è stata Svezia-Italia, partita che abbiamo perso 1-0. Non credevo perdessimo, ma neanche che vincessimo, mi aspettavo una prestazione così, un po' bruttina. L'unica cosa che mi è piaciuta è stato sto cazzo di telefono che continua a muoversi. Oh. Allora, l'unica cosa che non mi è piaciuta, ma veramente non mi piace neanche oggi, sono le critiche che piovono addosso al povero Ventura. Ragazzi, arriviamo subito al sodo. Ma con chi cazzo gioca la nazionale? Ma ci rendiamo conto di che gente c'è in questa nazionale? Ma forse non ci rendiamo conto. No, no, non ci rendiamo proprio conto. Allora, io oggi, anzi poco fa, sono andato a vedere la formazione di Italia-Francia quando abbiamo vinto il mondiale nel 2006, va sto figlio di una puttana. E la difesa, io posso dire che è l'unica cosa che si salva ancora nella nostra nazionale. Tanto è vero che prendiamo pochi gol, ne prendiamo pochissimi, abbiamo perso 1-0, hanno fatto due tiri nello specchio della porta, quindi la difesa è ancora solida. Ma dal centrocampo in su, ragazzi, 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 io vi faccio solo dei nomi, di quella formazione: Totti, Del Piero, Pirlo, Zambrotta, Camoranesi. Cioè, ragazzi, adesso io ho visto la formazione. Quel povero Cristo di De Rossi adesso guarda al lato, c'ha Parolo, con tutto il rispetto, perché sono calciatori che comunque si impegnano nei loro club, vanno bene. C'ha Parolo. E dall'altra parte c'ha Verratti, che ragazzi, adesso il Paris Saint-Germain, se mi mettono a me a centrocampo, vinco anch'io il campionato, eh. Campionato di merda è quello francese. Dai! Ragazzi, Verratti è proprio un talento, ma non ha accumulato esperienza, cioè ha una minima esperienza in un campionato, tra l'altro brutto, e ogni volta che va a fare la Champions League, minchia, è uscito, sono anni che è lì, è uscito, cioè non riesce a dare niente di più a quella squadra, nonostante sia un calciatore bravo, e non dà niente di più all'Italia. Ok, qua ragazzi parliamo di calciatori buoni, ma niente di che. Poi ci manca un campione come si deve. Ragazzi, Totti e Del Piero erano due campioni come si deve, noi ce l'avevamo in squadra. Qua chi c'è? Ci troviamo con Immobile davanti, Belotti. Ragazzi, Immobile e Belotti, a gente come Inzaghi, Baggio, Luca Toni, ma gli possono portare il borsone, oh! Ma allora, ma di che cazzo ci lamentiamo? Ma che cazzo diamo tutti addosso a sto povero Ventura? Ragazzi, 2 anni fa abbiamo fatto l'Europeo, c'era Conte in panchina, il miracolo l'ha fatto Conte, ma era una squadra di merda. Pelé, oh, Pelé ci avevamo in attacco! E allora Conte se n'è andato, che è un bravissimo allenatore dal punto di vista del mordente, del carattere, riesce a tirar fuori il meglio dai ragazzi. Però è arrivato Ventura, che è un tecnico, a mio modo di vedere, che insegna bene calcio, ma è un tecnico normalissimo, normalissimo. Quindi non ci possiamo aspettare un altro miracolo. Dobbiamo guardare in faccia la realtà. Allora, l'Italia è una squadra di giocatori normali che può incappare in queste prestazioni. Adesso lunedì giochiamo a San Siro. Secondo me, se Ventura schiera un bel 4-3-3 ai signori Ikea, li mandiamo a costruire i mobili in estate. Però se non dovessimo uscire, cioè il problema persiste, eh. Anche se dovessimo andare al mondiale, il problema dopo persiste. Non abbiamo campioni fatti in casa. Cioè, non andremo di sicuro a vincere il mondiale, questo poco ma sicuro. Boh. Quindi io difendo Ventura, quello che può fare, sta facendo. Ieri, secondo me, ha avuto un po' paura, però comunque sia il materiale è quello che è. Boh, ragazzi, questa parentesi nazionale l'ho fatta e vi saluto, niente, vediamo se lunedì ne farò un'altra oppure no, dai. Ciao a tutti, forza l'Italia e forza l'Inter, sempre di più.